Il mostro di Gila è una delle due uniche specie di lucertola velenosa che fa parte del genere Heloderma. Questo tipo di animale vive solo in Arizona e nella parte nord del Messico. L'animale non è proprio a rischio di estinzione, ma il suo stato è vulnerabile. Ha un colore molto vivace, nero, giallo e arancione, non passa di certo inosservato. Essi si nutrono di piccoli topi e uccelli, anche se solo poche volte all'anno. Questo provoca un grande stress a causa di un lungo digiuno interrotto da una grande emissione di cibo. Questo sauro può stare a digiuno per lunghi periodi, perché avendo una coda corta e tozza, riesce ad immagazzinare il grasso necessario per il nutrimento. Il suo morso è fatale per gli animali che abitano al deserto, mentre all'uomo causa dolori molto forti o addirittura collasso cardiocircolatorio. Il veleno, secreto da ghiandole della mascella inferiore, si riversa in bocca attraverso i denti scanalati sulla parte anteriore della mascella inferiore e penetra nella vittima col morso. Dall'uomo è conosciuto soprattutto perché dal veleno presente nella sua saliva è stata estratta una proteina, un ormone chiamato exenadin 4. Questo ormone, modificato chimicamente, induce il pancreas a produrre insulina da parte del diabetico di tipo 2. La terapia da parte di exenadin, farmaco in uso rispetto all'insulina glargine, migliora il funzionamento del pancreas. Nel 2008 il farmaco è stato approvato anche in Italia ed è stato inserito nella fascia A. Purtroppo sono stati riscontrati anche importanti effetti collaterali. L'effetto collaterale più comune è risultato essere la nausea, di entità lieve e moderata e che generalmente diminuisce col tempo. D'altro canto, i soggetti trattati con exenadin hanno mostrato un'incidenza più bassa di ipoglicemia rispetto ai soggetti in terapia con insulina glargine. Il diabete si distingue in due differenti gruppi, diabete tipo 1 e diabete tipo 2. Il diabete di tipo 1 si differenzia da quello 2 perché nel primo il pancreas del paziente diabetico non riesce più a produrre l'ormone capace di controllare il livello del glucosio presente nel sangue. Quindi si ha bisogno quotidianamente di iniezioni sottocutanee di insulina artificiale. Nel diabete di tipo 2, invece, il pancreas non produce insulina a sufficienza per controllare il livello del glucosio nel sangue, quindi per loro è necessario solamente stimolare con ormoni specifici, pastiglie, inalatori e pancreas.